Non è difficile imbattersi nelle cronache degli anni di guerra in figure di donne che accolgono, nutrono e curano soldati di diversa provenienza e schieramenti. In quei ragazzi spesso rivedevano i propri uomini al fronte. La maggior parte delle volte erano madri. Oggi vi raccontiamo la straordinaria storia di Lucia Pisapia Picella, detta Mamma Lucia. Prima di cominciare però, condividi il video, iscriviti al canale ed attiva la notifica per non perdere le novità su Stelle Aratro. La signora Lucia era una donna di Cava dei Tirreni che sin da piccola aveva manifestato una naturale tendenza a prendersi cura dei sofferenti e bisognosi. Divenuta adulta e madre, la guerra arrivò nel suo paese. Con lo sbarco degli alleati a Salerno l'8 settembre 1943, proprio la piccola città di Cava dei Tirreni si ritrovò teatro di guerra. Sui monti circostanti si succedettero violenti scontri tra le truppe alleate e quelle tedesche. Dopo durissimi scontri, i tedeschi dovettero indietreggiare, lasciando sul campo i caduti, mentre i vincitori inglesi e americani ebbero il tempo di raccogliere gran parte dei loro soldati morti. Finalmente il 28 settembre del 1943 Cava fu liberata. Dalla fine della guerra fino alla legge del 9 gennaio 1951 numero 204, nessuno in Italia si occupò dell'esumazione dei cadaveri dei soldati tedeschi rimasti sul terreno alla mercé delle ingiurie degli elementi naturali, degli animali e dello sciacallaggio degli uomini. Lucia Picella rimase sconvolta dalla vista di alcuni ragazzi che giocavano a calcio con il cranio disseppellito di un soldato ed ebbe in sogno la visione di una radura di 8 croci abbattute e 8 soldati che l'imploravano di restituire i loro resti alle madri. Con grande difficoltà ottenne il permesso per recarsi sui luoghi delle battaglie e cercare le salme dei soldati tedeschi. Era un lavoro difficile, faticoso ed estremamente pericoloso per via delle bombe inesplose e delle armi che ancora si trovavano addosso ai soldati. Con pazienza, forza d'animo e pietà cristiana, negli anni riuscì a ricomporre i resti di 700 militari tedeschi. Le cassette di zinco fatte fabbricare a proprie spese e per cui dovette vendere i propri averi, che contenevano le spoglie mortali, venivano accumulate in una piccola chiesetta del paese, ove ella si recava a pregare per l'anima di quei poveri ragazzi morti lontano dalla propria famiglia. Quando finalmente le autorità tedesche incominciarono a rimpatriare i loro caduti in Italia, in Germania si conobbe l'opera di Lucia e qualche mamma le scrisse per pregarla di ritrovare i resti dei loro figli. A metà settembre 1951, Lucia viene invitata in Germania per il conferimento della Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Federale Tedesca e fu qui ricevuta con grande calore e acclamata come Mamma Lucia e Mutter der Toten. Il 2 giugno 1959 Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica, le conferiva l'onorificenza della Commenda al merito della Repubblica, mentre la città di Salerno la proclamò cittadina onoraria. Gli ultimi decenni della sua lunghissima vita, Mamma Lucia, come ormai veniva universalmente chiamata, li trascorse pregando per quei poveri giovani morti che diceva di avere adottato come figli. Conoscevi questa storia? Cosa avresti fatto al posto di Mutter Lucia? Scrivicelo nei commenti e non dimenticare di iscriverti. Grazie!